Questo primo piano è stato dedicato ad un piccolissimo museo di ex voto, alcuni molto antichi, che risalgono anche all'Ottocento, che sono proprio degli ex voto che venivano portati dai fedeli se avevano ricevuto qualche grazia, anche solo come ringraziamento. E questa collezione mostra proprio come, pur essendo un santuario piccolissimo in una zona periferica, avesse comunque un culto molto sviluppato a livello popolare, soprattutto tra gli abitanti delle zone limitrofe di Garbagnate e Bollate. È importante anche notare la volta, il soffitto, che è stato realizzato in una tecnica particolare che si chiama passa sotto, ossia vengono messe delle travi orizzontali e poi vengono fissate con delle altre travi messe trasversalmente che passano appunto sotto le travi che ci sono prima, e questa è una tecnica costruttoria abbastanza particolare che si ritrova soprattutto nelle torri fortificate.